Ciao a tutti e grazie per aver dedicato un po' del vostro tempo a questa nuova puntata degli incontri sul web. L'organizzazione di questi incontri che vengono diffusi sulle nostre reti sociali, ha principalmente due scopi. Prima di tutto, ovviamente, il fatto di diffondere maggiormente le tematiche che tratteremo in tutti questi incontri. E secondariamente, ma non meno, in modo meno importante, il fatto di far conoscere i nostri ospiti il loro lavoro e il loro impegno. In questo mondo governato dagli algoritmi, quali sono i sistemi per diffondere maggiormente, questi incontri, questi video e, creare la massima diffusione possibile? Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono un paio, sono molto semplici. Innanzitutto, se ovviamente vi piacciono questi incontri, mettere dei like. In secondo piano, il fatto di condividere sulle vostre pagine, sui vostri account, questi incontri in modo da raggiungere più persone possibili. Questo è valido sia per le reti sociali, ma è valido anche per il nostro canale YouTube, dove potrete trovare tutti questi incontri raggruppati in modo molto efficace. Per quanto riguarda appunto il canale YouTube, il nostro consiglio è quello di mettere un like al canale, di iscriversi in modo da poter ricevere tutte le notifiche che verranno diffuse da YouTube nel momento in cui caricheremo dei nuovi video. Ultima cosa, ma importante, come molti di voi sapranno, dal 1º gennaio 2024 tutto il nostro materiale editoriale, che comprende sia il trimestrale Dialogo Euroregionalista, sia libri, fascicoli che man mano verranno prodotti, viene diffuso in formato digitale ed è possibile scaricarlo gratuitamente dal nostro sito oppure da piattaforme che man mano vi verranno indicate. Ora è evidente che questa nostra iniziativa comporta anche uno sforzo economico e a questo punto come è possibile aiutarci con delle donazioni volontarie? Basterà andare sul nostro sito dove si troveranno due strumenti molto efficaci per poterci fare delle donazioni volontarie, sia tramite bonifico bancario sia tramite la vostra carta di credito. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione e invitarvi a seguire il video di questa sera. Buona visione a tutti! Buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo e che stanno seguendo questa nuova puntata che inaugura, una nuova stagione di incontri sul web. E buonasera soprattutto e grazie alla nostra ospite che è Mariona Miret, che ci è collegata con noi dalla Catalogna. Ciao Marione, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Alberto, grazie a voi per avere interesse su quello che facciamo. Dunque, dicevamo che Marione è collegata dalla Catalogna. Chi è Mariona Miret? Dunque, ha studiato, ha fatto studi in filologia catalana e occitana e in relazioni internazionali. E poi diciamo che è un'operatrice culturale già da parecchi anni nell'ambito di quelle che noi chiamiamo lingue locali, qualcuno chiama lingue minoritarie, direi meglio minorizzate forse, e qualcuno lingue madri, come vedremo più tardi. Però questa sera non parleremo di Catalogna in modo specifico, ma parleremo di un evento che si svolge in una zona molto interessante e che abbiamo già approfondito in qualche incontro di queste serie, e cioè delle valli occitane del Piemonte, perché Mariona è una delle componenti del team organizzativo del premio Ostana, o meglio, Premio Ostana Scritture in Lingua Madre. Dunque, innanzitutto direi di partire un po' sul generale. Di che cosa si tratta? Cosa
dove si svolge, quando si svolge, chi sono gli organizzatori e quali sono i motivi per cui è stato organizzato questo premio. Infatti il premio Stana Scrittura in Lingua Madre è un festival. È nato come un premio letterario a delle persone che scrivono nella sua lingua madre e era iniziato come un altro premio che si chiamava Grinzane Cavour, che aveva una categoria di letteratura nazionale e internazionale, e poi a richiesta di un ente locale, credo sia stato richiesto di aggiungere un premio occitano per valorizzare la letteratura occitana. E poi negli anni è diventato già il premio Stana, ha cambiato nome e sono aumentate le categorie. E quindi è un festival dove possiamo ascoltare le lingue madri del mondo. Abbiamo 8 categorie per 8 premiati e quindi è allo stesso tempo un premio di riconoscimento a tutta la traiettoria, tutto il cammino vitale di persone che dedicano la loro vita a promuovere la loro lingua madre e allo stesso tempo è un luogo dove lasciarsi andare a lasciarsi permeare dal suono di queste lingue, dove possiamo sperimentare e non solo letteratura, ma anche cinema, anche musica, attivismo. Quindi la letteratura è una parte importante, ma è diventato anche un festival, è diventato molto di più. Si svolge a Ostana, che è un comune di più o meno 40 abitanti, nell'alta Valle Po, in provincia di Cuneo, è sempre alla fine giugno, normalmente è l'ultimo weekend. Quest'anno è stato il 28, 29, 30 giugno. L'anno prossimo abbiamo già le date per chiunque abbia la voglia di venire, 27, 28 giugno 2025. Ecco, chi sono gli organizzatori di questo premio, cioè le persone con cui tu collabori e gli enti che eventualmente supportano anche questa manifestazione, in quanto è una manifestazione molto importante e immagino molto onerosa anche. Allora, l'organizzatore principale è la Ciambra Doc, che è un'associazione che si occupa della promozione della lingua occitana nelle valli occitane in Piemonte, e anche una sezione franco-provenzale, la Ciambra Franco-Provenzale, e altre associazioni e enti locali importanti. Ad esempio, abbiamo la collaborazione della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, della TL Cuneo, del Babel Film Festival, del SIR Doc, della cooperativa Viso a Viso, del Giornalet. Ci sono molti collaboratori, ma il principale è la Ciambra Doc con cui collaboro, mi occupo della parte della missione internazionale, quindi Benissimo, degli benissimo. organizzatori. Dunque, approfondiamo un po' un attimo, l'ultima edizione che c'è stata alla fine appunto di giugno, direi la sedicesima edizione se non mi sbaglio, e quindi diciamo un numero di edizioni piuttosto importanti. Ecco, ci puoi illustrare così in modo molto, molto sommario. Chi sono stati premiati e quali categorie sono state premiate, eccetera, 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 eccetera. Certo, assolutamente. Infatti, come dicevi, siamo arrivati alla 16ª edizione. Già dalle ultime edizioni abbiamo preso, perché è molto importante la parte della cultura occitana, che sempre è il tema, il filo rosso dell'edizione, che quest'anno era Lu Fue Che Zen Carus de Sud Labraso. E nelle 8 categorie abbiamo differenti premiati. Il premio speciale abbiamo, ad esempio, Umarami Karama, della lingua Diula del Burkina Faso, che purtroppo non è riuscita a venire, ma si è collegata online e l'anno prossimo l'avremo in qualche maniera, non possiamo dire ancora, sorpresa. Accompagnatrice curda di lingua e cultura curda della Turchia, Firaze Weri. E il premio Minoranze Linguistiche Storiche in Italia è stato dato, conferito ai ladini, a Stefan Dell'Antonio Monek di lingua ladina. Il premio Lingua Occitana è stato dato a Michela Stenta, della Francia. Il premio Giovani è stato dato a Daniel Petrila di lingua Romania. Il premio Traduzione a Jade Will, che io accompagnavo, è di lingua Letgalla, una lingua minoritaria della Lettonia, nei Baltici. Ne mancano due ancora. Il premio Composizione Musicale è stato conferito a Arnold de Boer, Zea, di lingua Frisona, Olanda. E l'ultimo, il premio Cinema, a Roger Williams di lingua gallese, del Galles.
Benissimo, quindi uno spettro direi assolutamente internazionale, direi che abbraccia tutto il mondo. Eccolo là, il dépliant del premio Ostana. Benissimo, senti, tra l'altro ho visto sui social, sul vostro sito, che quest'anno c'è stata una specie di inno, una canzone, è stata promossa una canzone che è una specie di inno manifesto, del premio. E noi ci interessiamo parecchio anche nella musica in lingua. Tutti i giorni sulle reti sociali diffondiamo una rubrica che si chiama 7 note per una nuova Europa o addirittura 7 9 note per un nuovo mondo, con la musica in lingua dei vari popoli, delle varie nazioni. Ecco, questa canzone ha un titolo significativo, Il fuoco brucia ancora sotto la brace. Ovviamente questo è il titolo in italiano, non lo pronuncio in occitano perché non vorrei fare una figuraccia e non offendere la lingua occitana, lascio a te l'incarico. Ecco, ci vuoi parlare un po' anche di questo, che è un fatto piuttosto curioso e molto interessante, direi. Sì, assolutamente, grazie per chiedermelo perché quest'anno siamo molto contenti di avere un motto che è diventato un inno, perché già negli anni scorsi avevamo scelto dei motto di cultura occitana, come ad esempio delle frasi di Joan Budun, la lengua es buona per dire tutos causos, la lingua è buona per dire tutte le cose del mondo, o chi ten la lengua ten la clau, la famosa frase del premio Nobel della letteratura occitana, Frederic Mistral. Chi ha la lingua ha la chiave. Quindi ogni anno diciamo che è bello perché gli autori si sono fatti loro questa frase, ne hanno dato la loro interpretazione e delle volte ci hanno portato le loro frasi nella loro lingua madre a cui faceva pensare questo e quindi era una chiave, uno spunto per fare riflessione. E quest'anno abbiamo voluto elevare la qualità di questo perché l'organizzatrice, la direttrice culturale del premio, Ines Cavalcanti, è venuto in mente. È venuta in mente una canzone che era cantata negli anni 70 nelle valli occitane da Dario Anghilante, che aveva di nome artistico Daire d'Angel, era una specie di trovatore locale, quasi un Luis Llach, un cantautore che è diventato famoso. Questa addirittura non era mai stata registrata, quindi fortunatamente lui è ancora vivo e ci poteva dire la melodia. Il più importante di questa canzone è questa frase, no? Lu fuoco es encara rus de sud labraso, il fuoco è ancora rosso sotto le brace. E questo è proprio l'identità culturale delle minoranze lingue. Le brace siamo noi, perché delle volte dicono ah, è quasi spento il fuoco, ma in realtà è sempre latente, è sempre pian piano che si accende, delle volte sembra che non sia vivo, ma è sempre lì. Quindi c'è questa voglia di vivere che è condensata in questa canzone, anche le tradizioni delle valli, come andavano, come facevano il pane, qual era la routine nel passato della vita di ogni giorno, che è condensata nella canzone. E il nostro collettivo artistico l'ha riarrangiata, l'ha presa, l'ha rifatta un po', ha dato un po' di nuova melodia, nuovi strumenti. E hanno registrato un video che poi è stato diffuso quando abbiamo iniziato a fare la promozione del premio Ostana e durante le giornate del premio è stata cantata parecchie volte dal collettivo artistico ed è una canzone molto bella e fa un po' così, se vuoi te la canto solo la parte Sì, importante. certo, cavoli. Lo fue que se encarun de su labraso, rus lo sangue nostro raso, rus alumati es lo su lei, la rabbia e la fatica ven di lei.
Benissimo, benissimo. Abbiamo avuto anche questa situazione estemporanea, molto bella. Dunque, senti, quando ci siamo sentiti, mi hai accennato al fatto che certo è importante organizzare, è importante che l'evento si svolga, ma è importante anche tenerlo vivo durante il resto dell'anno. Tu che ti occupi soprattutto anche di relazioni internazionali, cosa avete in mente per poter fare questa cosa, cioè per poter raggiungere questo scopo? Sì, infatti il premio ha sempre molta attenzione, soprattutto dai giornali, dai media, i mesi prima dell'evento e dopo, ma noi vogliamo che questo impatto rimanga durante il resto dei mesi e quindi il settore internazionale cerca sempre di vedere che collaborazioni si possono fare e in realtà vorremmo parlare con dei media di diverse minoranze linguistiche durante tutto l'anno, in Catalogna, ad esempio, da dove sono io, e con voi, ad esempio. E abbiamo iniziato una collaborazione con il Festival del Libro Bretone, della fiera si chiama di Carhaix, che si fa ad ottobre, è una rappresentazione del premio Stana, andrà ogni anno là a presentare il premio Stana e loro hanno deciso di selezionare ogni anno un autore di questi 8 premiati e tradurlo in bretone, in modo da poter portare più avanti e a più persone in bretone, in una lingua che in teoria è anche minoritaria, ma portare quest'anima nostra, fare quello che facciamo e portarlo alla loro lingua, espandere gli orizzonti, fusionare culture, che è sempre un successo. Quindi questa è una delle azioni che facciamo. Ovviamente vorremmo avere più presenza sui social tutto l'anno, se ci riusciamo, perché il team è in molti posti differenti e è importante essere su Twitter, Facebook, Instagram. E vorremmo anche avere la collaborazione di altri enti che ci aiutano a dare dei premi. Abbiamo scritto a delle case editrici italiane, abbiamo sempre la voglia di portare persone di più realtà che facciano parte del premio Stana in modo da coinvolgere loro e coinvolgere il loro pubblico. Vorremmo iniziare, se possiamo, una collaborazione con De Vulgare per il premio Giovane, alla Certo. fine De Vulgare o IGA, che è un festival, un raduno di parlanti di lingue minoritarie, tutti giovani, che si fa nei Paesi Baschi ogni 2 anni. E se loro arrivano a aiutarci a dare il premio Giovane, è anche un successo coinvolgere e mischiare tutte queste realtà. E sì, non saprei più cosa dirti. Benissimo, Sono sì, beh, ma è molto già. contenta e illusionata, mi viene in italiano, eccitata su questa cosa. Benissimo, benissimo. Beh, è un bel programma, è un bel impegno che state portando avanti. Ah, Quindi, mi dimenticavo una cosa. certo. Ogni tanto vengono dei media a fare delle riprese al premio Stana. L'anno scorso è venuto France 3, che è il canale francese quasi più seguito, Eliana Tourtet, che ha una trasmissione in lingua occitana, ha fatto delle riprese e ha appena finito un documentario che l'abbiamo portato alla scuola, la scuola occitana d'estiu, la scuola occitana d'estate, in anteprima. Sicuramente verrà l'anno prossimo trasmesso. Non so se più da più parti perché deve seguire tutto un percorso, ma diciamo che invitare dei media dalla parte occitana, occitanio grando dalla parte francese anche è importante perché è un altro sguardo e poi portarlo alla scuola occitana d'estate per riprendere dei contatti che avevamo fatto 50 anni fa quando c'è stata la prima edizione della scuola occitana d'estiu nel 1974 e c'erano andati Ines Cavalcanti con François Fontan, persone delle valli occitane che in quel momento non sapevano nulla del resto dell'Occitania. Quindi è una parte internazionale, ma anche di legami con quelli che sono più vicini, ma che con cui delle volte si è perso il rapporto, perché Occitania è talmente grande, è un territorio talmente geograficamente estenso Certo. che non sempre possiamo prendere la macchina o il volo per andare a degli eventi importanti, perché nel passato ce n'erano molti, come l'Estivada di Rodez, che non ci fa più, quindi non c'è un posto di raduno degli occitani, però se ce n'è uno che è importante è questa scuola occitana d'estate. Abbiamo presentato il premio Stana lì, sono venuti degli ex premiati degli anni scorsi come Michela Stenta, Joan Gagnaire,
E anche la presentatrice di questo documentario, Eliana Turtet, che speriamo di poter presentare negli anni che vengono. E mi dimenticavo un po' della parte che facciamo della newsletter della Chambra Doc, che a partire dall'autunno, ogni mese, prende un premiato e pubblichiamo l'intervista. Perché noi durante i giorni del premio vogliamo approfondire su queste persone, registrare dei materiali che possa rimanere in un archivio sul sito del premio Stana, www.premiostania.it, e che possa essere sempre visto dalle persone che non posso venire al premio. Facciamo dei sottotitoli, se possiamo, li faremo nel futuro a breve in inglese anche, così da poter rimanere più accessibile a tutti. E quindi ogni mese, sicuramente da ottobre, sarà ottobre, novembre, dicembre, un premiato differente, e così potrete scoprire cosa dicono di particolare della sua anima, della sua lingua, come questa lingua, in un video di una ventina di minuti del loro pensiero condensato, ecco, durante l'anno. Quindi così sarebbe una puntata un po' che si chiama Aspettando il premio Stana. Benissimo, una massa di lavoro incredibile che state producendo. Tra l'altro, io personalmente non sono mai venuto, ma ho visto delle fotografie, dei video, in quel borgo è una cosa meravigliosa, e quindi il fatto che avvengano delle letture, delle esibizioni musicali, eccetera, è una cosa veramente affascinante. Allora, a questo punto io direi, visto che state lavorando, sulla prossima edizione, ci puoi ripetere le date, che così almeno cominciamo a fare circolare, e poi, se ci puoi ripetere, anche il sito, la denominazione del sito dove chi ci segue può approfondire meglio cos'è il premio Stana con le edizioni precedenti e appunto le anticipazioni sul futuro. Assolutamente. Le date per l'anno prossimo sono già chiare: 27, 28, 29 giugno 2025 a Ostana. Potete trovare tutte le informazioni sul sito www.premiostana.it, e là ci sono le date dell'anno prossimo, c'è uno strumento per cercare chi sono stati premiati per lingua, per paese, per continente, quindi trovate ogni anno più contenuti disponibili e tutte le informazioni aggiornate per le prossime edizioni, anche un FAQ, Frequently Asked Questions, per sapere dove Ostana, come venire, dove dormire. Benissimo, benissimo, sicuramente chi ci segue approfondirà. Dunque, ultima cosa, è un incarico che ti do, per favore salutami personalmente quando la senti Ines Cavalcanti, che è stata nostra ospite durante un incontro sul web e che stimiamo moltissimo per il lavoro che ha fatto durante tutta la sua vita e che continua a fare. E come vedo, è ancora uno degli stimoli e uno dei personaggi che stimolano questo premio e comunque tutta l'attività della Chambra Doc. Seconda cosa e ultima, non posso altro che, a nome dei nostri ascoltatori, ringraziarti per questo tuo intervento. So che hai 3.000 impegni, e l'aver trovato un attimo di tempo per collegarsi con noi ci ha fatto molto, ma molto piacere. Grazie Mariona e un caro saluto. Vedete, Gür, che te saluti Ines Cavalcanti. Merci a vous, merci a tutti e al Coq que vin. Grazie Alberto, grazie di tutto. Benissimo, anche in lingua occitana, siamo a posto. Allora, a questo punto, l'ultimissima cosa, do appuntamento a chi ci segue alla prossima puntata di Incontri sul Web, e ricordo che settimanalmente questi incontri sono diffusi su tutti i social, cioè Facebook, Twitter, sul canale YouTube e sul nostro blog. Grazie ancora a tutti, buona serata e a presto.